Polpetta! Polpetta, è Natale! Vieni qui! Sì! Ci sono i regali di Natale! Sì, dai! Chissà, apriamo, se è arrivato Babbo Natale! Dai, vedi, scopriamo! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Sei pronta? Sì! Ci abbiamo un sacco di regali quest'anno, eh? Ci abbiamo veramente tanti, 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 tanti regali. Infatti, guarda qua. Posso cominciare a darti i regali? Sì! Allora, il primo non è mio. Questo ti arriva da famiglia di mio babbo. Oh, sì, che questo carini. È il primo. Credo che anche la rosa faccia parte del regalo, Quella la possiamo mettere all'albero perché sì, è molto molto carina. Vabbè, mettiamo. Poi la qua. Mettiamo, vai. Aspetta. Vediamo il primo regalo. Come si apre? Chissà cosa sarà. Vediamo. Wow! Nana! Nana! Qualcosa che a te non piace per niente? No, per niente proprio. Sì, infatti cercavo grande tact. Questi per la bellezza viso, cura del viso. Wow! Vabbè, wow. Penso che sia un regalo azzeccato, eh. Azzeccatissimo. Sì. Anche con la pochette. Esatto. Grazie Babbo Leandro. Grazie, e Gloria. Grazie Babbo Leandro e Gloria. Esatto. Grazie. Un abbraccio e un bacio. Grazie. E ora veniamo al regalo di Natale che ti ho fatto io. Sì. Allora, io ci ho pensato tanto a cosa regalarti. Ero indeciso tra una cosa bella e stupida o qualcosa di veramente utile. No, qualcosa proprio che servisse. E quindi alla fine ho trovato questo capolavoro di ingegneria falegnameristica che secondo me è proprio il regalo perfetto per te. Per Polpetta, buona, ti vogliamo bene con due B. Certo. Che carino. Vediamo se abbiamo azzeccato il regalo, quest'anno. Aspetta. Ma strappa tutto, ma che ti frega? Ma vai, tanto è carta da buttare. Vai, vai, vai. Ah. Settimana. Allora. Brava, bravo. Scrivi i turni così me li ricordo. Ora glieli scrivo. Perché io non mi ricordo mai i tuoi turni, quindi adesso non ci si sbaglia più. Lavagnetta, questa è utile, di la verità. Questo è un regalo per te, così. No, te lo questo ricordi. È un regalo per te. Grande, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tutta la settimana. Così non mi chiedi più 10 volte al giorno che faccio oggi di turno. Esatto. Che fai oggi? La notte. Ma bene, oggi che fai? La notte. Allora l'ho azzeccato il regalo, ti è piaciuto? Sì, sì. È un regalo utile, vero? Utilissimo. Bellino, bellino. Va bene, dai, ora tocca a te, Ecco, io non sapevo cosa regalarti. E mi hai regalato la carta straccia. E ti ho regalato questo. Ma non c'è solo quel regalo. Ma secondo te ti ho fatto solo quella cagata lì, dai. Questo è una cosa che secondo me andrà, come dire, a darti quel tocco di femminilità. Barba, dai, dai, apri, apri, dai. Mi hai regalato la caramella. Ti ho regalato una caramella, sì. Apri, 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 dai, dai, dai. Ah! Oro, mm-hmm. Essentia, sì, è un profumo. È un eau de parfum, che è diverso dall'eau de toilette che tu usi te, che te ne spruzzi 500, no? Dopo tanto tempo di ricerca per il tuo profumo ideale, questo è il tuo. Wow, sentiamo. Buono. Buono. Lo so. Mm. Questo è il tuo profumo. Buono, grazie. Questo è il tuo profumo. Sì, 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 sì. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora l'ho azzeccato il regalo quest'anno? Sì. Sì. È il mio? Non c'è? Allora, il tuo io ci pensavo tutto l'anno. Volevo una cosa utile per te, per il tuo lavoro. Senza che mi porto tutta la... Cioè, ma hai fatto l'albero praticamente, ma tacci tu. Poi, ma rimettiti a sedere, dove vai? Vieni, a prendere il regalo. No, vieni qui a sedere, vieni. E come faccio a dire? Vieni, perché i tuoi regali non sono finiti. Ancora? Ma certo, mettiti a sedere. Mamma mia, io te ne ho fatto uno. Il regalo principale. From me to you.
Ma quanti regali sto scartando quest'anno? Bah, quelli a tutti i meriti. Hai fatto la brava? Hai fatto la brava, sì. Siete molto brava. Grazie. Sono Babbo Natale, ho detto, ma sì, esageriamo. Ah, si esagerava, è stata brava quest'anno la ragazza. Sì, sì. Wow, la scatolina è... Sapevo che ti serviva una scatola vuota. Addirittura gliela faccio. Uè, addirittura! Gli auricolari! Ebbene sì, sono arrivati finalmente. Sono arrivati finalmente gli auricolari, così non devo gridare più al telefono con mamma quando c'ho il viva voce. Sì. Ora c'è bisogno di aprirlo. Poi con calma così. Li apriamo, dai. Vale. Grande, oppo! Sì. Grande, grazie. Buon Natale. Buon Natale. E ora il mio regalo, come ti sta bene questo profumo? Lo sai veramente, io quando l'ho sentito ho detto... Questo è polpetta, però te ne devi dare appena perché è veramente potentissimo. Va bene. Vai. Allora, vai. Per il tuo regalo ho pensato... Sono pronto. Perché a te io so cosa ti rende felice. Cosa mi rende felice? Questo. Il camino. Questo è un bel regalo. Questo camino mi ha reso un sacco felice. Anche se è finto, ma chi se ne frega, ma contento. Questo camino ci ha reso felici. Sì. Allora, questo è il tuo regalone? Sì. Capito? Che è... Tiralo fuori perché stai dando le spalle alla camera. Un attimo, è un po' pesante. Babbo Natale. No, mamma forse... Natale, anzi. Scusa, te lo vuoi prendere da solo perché è pesante. Ah, pure? Ma poi non gli hai manco attaccato. Ma cioè, te veramente. No, cioè, neanche questo hai avuto la voglia di attaccargli. Guarda che gliel'ho attaccato. Sei sì, tu che sei. Dove l'hai attaccato? Che non c'è neanche lo scotch. No, c'è lo scotch! Cioè, voglio dire, uno si. Era impegna. Qui! Io sono mesi che ti preparo i regali. Guarda! Sì. Vabbè, chissà posso scartare? Cos'è? Chissà che cos'è. È una cosa che a te serve molto. Allora, intanto arriva da Thomann Music Store dalla Germania. Sì. Sono andata io a prenderlo in Germania. Sì. Quei due giorni che sono mancata. Aspetta, mettiamo la slittina o il panettone qui. E ora come lo apro? Coi denti. Allora, aspetta, vado a prendere un trincetto. Sì. Aspetta. Non mi rovinare i regali miei. Prendiamo il bisturi, eccolo qua. E apriamo, mamma mia. Oddio, quanto ho aspettato per questo momento, per questo regalo che non so assolutamente che cos'è. No, non sai. No, assolutamente non lo so, proprio per niente. No. Oddio, ciao. Finalmente. Quant'è che girava per caso questo pacco? Che lo vedevo. Giorni. Eh? 15 giorni. 15 giorni che agognavo, lo vedevo. Allora, questo è aperto. Sono due, quindi? È una coppia. E come si tirano fuori? Così. Oh, sì. Ole! Oddio, una coppia di Presonus Eris E5, nonché monitor da studio di registrazione, home studio, e questo per i montaggi dei film. È proprio quello che mi mancava. È proprio quello che cercavi. Eh sì, che bello, voglio vedere. Guarda, è proprio quello che volevi. Sì, queste c'hanno anche il woofer in Kevlar. Ho letto, Vediamo come sono dal vivo. È la prima volta. Vedete, si sta facendo un unboxing. Là dentro. Oddio! Belle. Belle, queste. Te le aspettavi? Ora non mi metto a montarle perché è tardi, ma queste domani, belle. Domani spaccano. No, non me l'aspettavo per niente, ma che scherzo. Neanche lo sapevo. Io lo sapevo che tu non te l'aspettavi. Belle, ho messo. Una cosa del genere. Questa è sfondata. Ti immagini. Belle, grazie. Aspetta, la metto via. Bene, questo è solo l'unico regalo tuo. Grazie, uno ma grosso, bello e pure costoso, anche se i soldi sono relativi, ma... Bene, che altri regali devo aprire io? Guarda, dietro di te c'è un fottio, però quelli io direi di regalare, di aprirli per... Aspetta, fammi vedere se c'è qualcosa ancora per te.
qui no, però domani ce ne sono ancora, domani, cioè domani, in realtà già oggi che è il 25 ce ne sono ancora, voglio aprire anche l'altra, perché queste casse hanno una caratteristica, non sono destra-sinistra, sono casse singole come molti monitor da studio professionali, accoppiandole vanno a formare il canale destro e sinistro, ma in realtà è sempre la solita cassa, per quello sono due con due scatole. Eccola wow, qua, ciao ragazzi, che potenza. Guarda, non vedo l'ora sia domani per montarmele, regolarmele tutte. Secondo me non dorme stanotte. No, dormo. Belle però. Sono belle, sì. Brava Rosaria, grazie. Brava Rosaria, complimenti. Grazie. Ottimo regalo, veramente un ottimo regalo. Queste a cosa serviranno? Che poi c'è anche da vedere tutte le cosine che ti danno in dotazione. Scusa, data che c'è il coltello, me lo dai? No? Sì, però aspetta, te la prendo io perché questo è un bisturi, non vorrei che ti facessi male. Bello, allora vieni, apriamo Oppo. Vediamo, anch'io sono curioso di capire come forse sono, perché ci ho messo un po' per poterli scegliere, perché c'era un sacco di offerta, ma poi alla fine andavi a leggere le caratteristiche. Belline! Da bellino. Che belle queste io così. Spero ti stiano, perché se non si possa cambiartelo, Dio, l'ho comprate talmente tanto tempo fa che ormai no, ora le mie orecchie, oddio, speriamo. Guarda, si accende la lucina, L e light, no, non è light, è left. Penso ci sia un verso, sì, ci sento, sono fighe, ora però bisogna che tu legga le istruzioni, perché queste hanno lateralmente tipo una sorta di tasti push, no? Non so quale dei due, bisogna prendere le istruzioni e leggerle attentamente. Pensa, esistono le istruzioni da leggere. Però sono belline, no? Metti dentro, si caricano da soli, te carichi tutta la custodia. Sì, dovrebbe essere entrambi carichi. Perfetto, ma meno male, botta di uno. Meno male che ho le orecchie buone, piccole. Eh sì, vabbè, buon Natale. Buon Natale, che bello questo.